Il Centro per l'Impiego e il Comune di Biella hanno organizzato un incontro per parlare dei vantaggi che i lavori estivi e stagionali offrono e delle offerte che riguardano la ricerca di profili che vogliono impegnarsi nell'ambito turistico-alberghiero, agricolo ed educativo nel biellese, in Italia ed anche all'estero. L'evento è rivolto soprattutto ai più giovani, ma può interessare chiunque voglia cercare opportunità lavorative nel periodo estivo o a cadenza stagionale. In Piemonte siamo impegnati a rafforzare le collaborazioni territoriali e l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro, commenta l'assessore regionale Elena Chiorino. Questo significa offrire delle opportunità anche agli studenti che, nella pausa estiva dalle lezioni, vogliono far crescere la propria esperienza umana e professionale. Continuiamo a lavorare, conclude Chiorino, per far sì che il collegamento tra i centri per l'impiego e i territori sia sempre più stretto e operativo, una modalità che amplia il ventaglio di occasioni per i nostri giovani. Questo incontro vuole essere l'avvio di una preziosa collaborazione con Agenzia Piemonte Lavoro Centro per l'impiego di Biella, aggiunge l'assessore biellese Gabriella Bessone. Ho sempre creduto che costruire un efficace lavoro di rete sia la base per un buon lavoro e questa collaborazione funge da laboratorio di nuove proposte. Potremmo far conoscere alle giovani generazioni i servizi sviluppati da Informa Giovani e dal Centro per l'Impiego. L'incontro, conclude Bessone, vuole affiancare i ragazzi e le ragazze impegnati nel percorso scolastico e aiutarli a immaginare il loro futuro professionale, conoscere diverse tipologie di carriera, acquisendo skill utili per il futuro e sfruttando il tempo estivo come momento utile di sperimentazione, sia lavorativa sia relazionale. L'incontro è previsto martedì 26 marzo, dalle 15 alle 17, nell'Aula Magna dell'ITIS Quintino Sella di Biella.